Ben ritrovati con il nostro focus su Cancello Arnone. Oggi abbiamo con noi la Presidente del Consiglio, la dottoressa Ersilia Violi. Buongiorno. Ersilia, si riparte, una ripartenza anche per Cancello Arnone. Come vi state preparando a quello che speriamo possa essere il ritorno alla normalità? Sì, dunque, si riparte dopo 2 anni abbastanza duri per tutti e che sicuramente, insomma, hanno lasciato dietro degli strascichi che impiegheremo tutti quanti del tempo per superare. Noi abbiamo preso consapevolezza a causa appunto dell'emergenza Covid, come un po' tutti quanti, del fatto che dell'importanza dei nuovi sistemi di comunicazione. Chiaramente il Covid ci ha, tra virgolette, costretti a farne uso a causa appunto del distanziamento sociale. Però ci siamo anche resi conto che c'è un problema di fondo, che è quello appunto che molte persone, soprattutto quelli che non sono pratici dei sistemi digitali, si sono trovati tagliati fuori da tante cose. Oggi qualsiasi cosa, una visita medica, lo stiamo vedendo anche con la prenotazione per i tamponi, un appuntamento all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, qualsiasi cosa possa riguardare soprattutto fasce di età deboli come gli anziani, si fa adesso tramite appunto i canali digitali. E questo ha portato sicuramente a delle problematiche, proprio perché queste persone sono anche le meno, come dire, pratiche. Quindi quello che noi stiamo facendo da una parte è potenziare i servizi digitali del comune, perché appunto comunque sono sicuramente migliorativi della qualità della vita. Noi siamo stati uno dei primi comuni, faccio un esempio, ad aderire all'app Io, che è l'app della pubblica amministrazione. Però da un'altra parte chiaramente ci dobbiamo anche mettere i nostri concittadini nelle condizioni di poterne usufruire. E in questo senso, per esempio, nasce un'iniziativa che è di pochi giorni fa, che è quella che si chiama Risorgimento Digitale, che è un'iniziativa creata di concerto con TIM e Google e che prevederà dei corsi online gratuiti proprio per facilitare di informatica, chiaramente, ma di un'informatica di livello base, rivolta appunto agli anziani per facilitare l'accesso alle app, appunto, che sono quelle che gli anziani si trovano di più ad usare, appunto, come quelle che riguardano tutto il mondo della pubblica amministrazione e della sanità. A breve poi sapremo quali saranno appunto le modalità per poter aderire e quali saranno poi i giorni in cui si terranno questi corsi. Chiaramente la partecipazione sarà gratuita. È certamente una bella iniziativa che implementa la partecipazione. Proprio il tema della partecipazione è caro al Presidente del Consiglio di Cancello Arnone. Si era partiti con dei consigli aperti, anche tanto spazio ai giovani, poi il Covid ha fermato tutto. Adesso si riparte, ripartiranno anche quei progetti, com'è la situazione? Sì, noi sì, il tema, diciamo, della partecipazione è sicuramente stato uno di quelli che sono più cari a me. Ho sempre cercato di coinvolgere sia i cittadini che i ragazzi. Abbiamo anche creato una giornata dedicata a loro e anche una simulazione di consiglio comunale. Adesso che si riparte, chiaramente sono tutte iniziative che ripartiranno. Spero, insomma, con la ripresa delle attività scolastiche si possa anche riprendere queste iniziative. Vorremmo partire con la giornata al comune per permettere appunto ai ragazzi di toccare con mano quella che è la vita amministrativa del paese, di avvicinarli. Appunto di non creare distanza tra la pubblica amministrazione e i giovani, ma di coinvolgerli il più possibile. E poi quello che è appunto l'iniziativa che a me piace di più ed è quella che mi è più cara in questa serie di iniziative rivolte ai giovani è appunto il consiglio dei ragazzi, dove loro saranno liberi appunto di fare le loro proposte, di votarle, di discuterle e quindi di vederle poi nei limiti del possibile realizzate.
i ragazzi, diciamo, probabilmente uno dei primi argomenti che saranno costretti ad affrontare è quello del trasporto. Sì. Diciamo, come amministrazione voi avete fatto, diciamo, dei passi importanti, insomma, per permettere soprattutto quello scolastico di... Sì. Com'è la situazione, diciamo, anche in previsione di un anno scolastico che si spera non sia a singhiozzo come questo? Sì. Allora, noi ovviamente prima del Covid ci siamo trovati di fronte ad una problematica abbastanza seria che riguardava soprattutto i ragazzi del liceo scientifico Galileo Galilei, cioè della sezione staccata del liceo scientifico Galileo Galilei di Mondragone, perché appunto i ragazzi avevano necessità appunto di recarsi poi nella sede centrale per partecipare a tutta una serie di attività scolastiche ed extrascolastiche che per forza di cose si svolgevano lì. E poiché il trasporto era carente, per non dire totalmente assente, con Mondragone, una delle prime iniziative di cui mi sono occupata è stato quello di implementare appunto le corse degli autobus cioè, verso Mondragone e da Mondragone a Cancello d'Arnone. Cosa, insomma, obiettivo che è stato raggiunto, perché abbiamo comunque implementato sia le corse mattutine che quelle pomeridiane. Ovviamente il Covid, è inutile dirlo, ha fermato tutto, ma adesso con il nuovo anno scolastico, diciamo, tutto riprenderà come era prima. Quindi insomma, le difficoltà che c'erano prima sicuramente non ci saranno. I Le bambini corse papà mattutine. possono stare tranquilli, i figli sanno come andare a scuola. Sì, sanno come andare a scuola, esattamente, esattamente. Presidente, io la ringrazio per la disponibilità e la cortesia. Rinnovo a tutti gli amici che ci seguono l'appuntamento con il nostro focus su Cancello Arnone al prossimo giovedì, sempre alle 14:30. Un saluto a tutti. Grazie, grazie a lei.